Ciao Tamine, benvenute nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Noi oggi andremo a preparare una buonissima cheesecake salata al salmone, yogurt e rucola. Quindi andiamo a vedere tutti gli ingredienti. Però prima, la sigla. Per prima cosa tritiamo le fette biscottate, sciogliamo il burro, aggiungiamo il burro insieme alle fette biscottate tritate e misceliamo i due ingredienti. Aggiungiamo il succo di un mezzo limone e mescoliamo. Una volta mescolati tutti e tre gli ingredienti, inseriamo in una stampa cerniera di diametro 20 cm. Livelliamo per bene con una spatola e facciamo riposare in frigo per circa 30 minuti. Adesso prepariamo la farcitura. Inseriamo in una coppa il mascarpone, lo yogurt greco, aggiungiamo il sale e il pepe rosa quanto basta . Sminuzziamo la rucola in pezzi piccoli e aggiungiamo il composto. E anche nella farcitura inseriamo un mezzo succo di limone e amalgamiamo per bene. In una coppetta inseriamo 5 g di gelatina in fogli coperta d'acqua fredda e lasciamola per 10 minuti. A questo punto prendiamo la gelatina ben strizzata e sciogliamola in un cucchiaio di latte caldo. E aggiungiamo per ultimo nella nostra farcitura, amalgamando per bene. Riprendiamo la nostra base della cheesecake e inseriamo la farcitura. Livelliamo per bene e copriamola con la pellicola e a questo punto la andiamo a far sodare in frigo per almeno 4 ore. Una volta che il tempo di riposo è finito, sformiamo la nostra cheesecake salata.
E adesso viene la parte decorativa. Quindi per il topping aggiungiamo il salmone affumicato, qualche foglia di rughetta, una macinata di pepe rosa, e ultimiamo con qualche fetta di limone tagliata molto sottile. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, nel caso vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al mio canale. E mi raccomando, ricordatevi di taggarmi nelle storie per farmi vedere i vostri risultati. Io avrò piacere di ricondividervi tutte. Quindi vi aspetto con la prossima ricetta. Un bacio dalla vostra Tami.